Carlo Assi, allora, 3-1 che brucia, se il 2-1 sembravate che stavate raggiungendo il pari, poi l'errore lì finale, il 3-1 ha chiuso tutto. Sì, brucia perché ritengo che abbiamo fatto un'ottima partita, al di là del risultato siamo stati, penso, quasi tutta la partita nella loro metà campo. Prima e mezzo del primo tempo il pallino ce l'avevamo noi, poi abbiamo avuto quei due minuti di blackout che abbiamo subito l'1-2, che ci sta anche perché oggi eravamo abbastanza dietro. Infatti, anche se tutti hanno, meno male, ritengo che la prestazione sia stata buona. Allora, i tre gol che abbiamo subito, sì, tre disattenzioni gravi, però nel complesso la partita dietro è stata ottima, considerando che avevamo il portiere al debutto, la prima partita titolare, la coppia centrale inventata, tutti fuori ruolo, cioè tre dei quattro, non tutti, la maggior parte erano fuori ruolo, ripeto, quindi sono contento, pazienza, forse è la sconfitta che mi dà meno dispiacere in questo campionato. Ecco, hai citato il portiere, si è parlato tanto del portiere che doveva giocare, della Juniores, per via della squalifica non combinata ad Enzo Carta, la società non l'ha convocato, però il portiere che c'era oggi è andato benissimo. Ha fatto il suo, per essere debutto ha fatto il suo. Non abbiamo perso, ma io quando si perde non do mai la colpa, se non si perde mai perché ha sbagliato uno, ha sbagliato quell'altro, si perde sempre di squadra. Allora, se noi abbiamo perso 3-1, se andiamo a vedere le occasioni, sicuramente abbiamo avuto più di loro, però loro hanno fatto 3 gol, noi ne abbiamo fatto uno. Siamo riusciti a prendere un palo anche a porta vuota, quindi alla fine è giusto che abbiamo perso. Cioè, ci hanno condannato gli episodi, però ce li siamo anche cercati gli episodi. Questa sconfitta per il vostro proseguo cosa significa? No, significa che martedì riprenderemo a lavorare, domenica abbiamo un'altra partita durissima, considerando che avremo ancora delle assenze, perché la coppia centrale spagnola Uniedu ne ha ancora per un paio di settimane, considerando poi che rispetto all'andata abbiamo perso anche Capai, cioè i tre centrali dell'inizio campionato... Non ci sono più, per un po' dobbiamo farne a meno, cioè, dico, uno per penso tutto la fine del campionato, gli altri due per infortunio, ancora per un paio di settimane, quindi giochiamo contro una squadra del Silico che è la rivelazione di questo torneo, squadra quadrata, tosta, e sarà dura, però sicuramente io non lo so, cioè come siamo giocata oggi ce la giocheremo anche domenica, io sono fiducioso, poi noi, non lo so, penso che abbiamo dimostrato che giochiamo sempre per vincere, non facciamo barricate. Oggi potevamo fare semplicemente barricate, non siamo neanche in una posizione di classifica che da disperati, quindi potevamo anche mettere tutti dietro, però a me non piace. Abbiamo giocato con 4 fuori quota, abbiamo fatto in un campo pessimo, abbiamo fatto girare bene la palla, siamo arrivati alla conclusione tramite azioni di gioco, quindi ci sono anche i lati positivi, bisogna saper perdere nel calcio. Va bene così. Ecco, contando tutte queste vicissitudini, infortuni vari, reparti con giocatori adattati in ruoli non propri, quindi possiamo dire che il campionato è più che positivo. Il campionato è ancora da giocare, mancano 11 partite, si dice alla fine se sarà positivo. Io penso sempre che i cavalli si vedano all'arrivo. Quindi mancano 11 partite, dobbiamo cercare di tenere anche la posizione che abbiamo, perché secondo me la possiamo tenere. Dobbiamo tenere duro queste 2-3 settimane che siamo un po' rimaneggiati, poi recupereremo tutti e diremo la nostra sino alla fine. Perché è giusto che il campionato venga onorato sino alla fine e non faremo sconti a nessuno come gli altri non li fanno a noi, sicuramente. Va bene, ringraziamo Carlo Assi, buon proseguo del campionato. Grazie. E la speranza di recuperare al più presto i giocatori. Speriamo.